La ragazza non immaginava che così forte fosse il dolore. Passava il vento e lei pregava. Utilizzare la poesia per parlare del difficile tema della violenza sulle donne è la chiave scelta dagli studenti del liceo Cairoli di Vigevano, che hanno prodotto una serie di componimenti poetici al termine di un percorso di sensibilizzazione, il progetto Change, attuato in collaborazione con la cooperativa Core, che da anni si occupa di donne maltrattate. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il linguaggio poetico, probabilmente grazie all'influsso delle più innovative tendenze musicali, è uno strumento assai padroneggiato dai giovanissimi, che lo hanno scelto per esprimere le loro emozioni e riflessioni. Le poesie delle ragazze e dei ragazzi del liceo Cairoli sono state raccolte in un volumetto, Se questo è amore, di cui è in corso la ristampa. Amore è amare dentro le viscere della preda, divorati dalla pace, affamati di dolore. Il cielo immobile guarda, l'orologio batte, il suono del silenzio che mai fu rotto. Amore è amare come il fondo del caffè, rimasti il ricordo di chi lo ha bevuto. È un progetto di cui il liceo è molto orgoglioso insieme all'associazione Allievi del Cairoli. È una pubblicazione che raccoglie racconti e poesie dei nostri ragazzi su una tematica drammatica, perché è la violenza contro le donne. I ragazzi hanno scritto dei testi molto toccanti. Mi trovai imprigionata nelle sue mani, nodose, fredde. Le sue unghie mi graffiavano il viso, tagliavano le mie lacrime. Sola. La notte si faceva complice, il freddo mi perforava le ossa. Brividi mi correvano lungo il corpo, un corpo che non era più mio. Occhi iniettati di sangue divoravano la mia innocenza. Tremante, tentavo di liberarmi dalle sue cinghie, strette come nodi di una corda lugubre. Un urlo strozzato chiuso in gola si dimenava, invano. Due poesie principalmente hanno due aggettivi che per me rappresentano la donna quando si trova in condizioni di sottomissione rispetto all'uomo, e penso che rappresentino al massimo livello ciò che una donna prova quando appunto è sottomessa, e come può magari, con l'aiuto magari dei figli o dei parenti, delle amiche, risollevarsi da questa situazione. È così bella quando splende, la sua pelle rosea dovrebbe colorarsi per timore, felicità o pudore, e non l'altro. Viola dovrebbe essere il colore del suo occhio, solo quando usa l'ombretto. Rossa dovrebbe essere la sua carnagione, quando si imbarazza. O così dovrebbero essere le sue labbra, solo quando usa il rossetto. È così bella quando sorride, perché è privata di tanta fragile purezza. Consumala d'amore, non di cattiveria. Lei si spegne a causa dell'attualità. Un uomo, per essere tale, non deve spegnere la donna. Ad ogni percorsa si annulla, le toglie un pezzo di anima, la svuoti, la spegne. Diciamo che è comunque un argomento molto importante e soprattutto non tipico, perché anche se ne sentiamo molto parlare, alla fine comunque nelle scuole non viene mai preso in considerazione, perché è anche abbastanza pesante. Però comunque, con anche delle esperienze non personali ma di persone vicine, mi sono messa a pensare su questa cosa, che è un argomento che secondo me andrebbe valorizzato e bisognerebbe parlarne molto di più. Il foto buio del viso di un uomo è ciò che resta. Una scena crudele le si ripete nella mente, quello sguardo, quelle mani. Una pallida luna in una notte serena, e poi il nulla. Le ultime immagini della sua vita non l'abbandonano, la tormentano ad ogni respiro, la uccidono in ogni attimo. È un progetto principalmente che coinvolge ragazze, perché le poesie sono principalmente scritte da ragazze, però è fondamentale che partecipino anche uomini, soprattutto ragazzi, perché è un tema fondamentale di cui parlarne ogni giorno. Un segno indelebile, quello della violenza, un segno che rimane impresso fino alla fine. Arriva la morte per chi subisce violenza, poiché un frammento di anima si stacca dal proprio posto, creando un vuoto che mai sarà colmato. Arriva la morte per chi commette violenza, poiché non stando al mondo fisicamente si è vivi, se l'anima marcia. Una morte comune, ingiusta e dura.
l'assassino di questo omicidio, il silenzio.